Labor è la denominazione generale dei robot costruiti per l'industria. Vengono utilizzati nel campo delle costruzioni, ma ultimamente sono stati utilizzati anche per commettere crimini comuni. Per questo motivo la polizia ha creato un reparto speciale per combattere questi robot criminali e il nome di questo reparto è Bat Labor. Ciao a tutti e benvenuti a una nuovissima recensione della Matullis Production. Come potete aver capito dall'introduzione, l'anime che andrò a trattare oggi sarà Bat Labor. Ma prima, so che non è lo stesso senza, via con la sigla del Crazy Otaku! Bentornati! Allora, devo ammettere che, anche se all'inizio volevo vedere questo anime solo perché parlava di robottoni, chi mi segue, chi mi conosce, sa che io amo tantissimo, alla fine si è rivelato molto più profondo di quello che mi aspettassi. Ma basta perdersi in frivolezze e partiamo con la trama! Ambientato in un periodo compreso tra il 1998 e il 2002, che per gli autori nel 1986 era il futuro prossimo, Bat Labor si colloca in una Tokyo impegnata in quella che è la più grande opera di ingegneria mai concepita dall'uomo, il progetto Babilonia, un'imponente opera di dighe e canali finalizzati a sottrarre al mare nuovo spazio vitale per l'espansione della città. Il progetto Babilonia ha dato un enorme incentivo allo sviluppo e alla produzione dei Labor, robot utilizzati nel campo delle costruzioni e dell'industria, ma che parallelamente ha provocato la crescita del fenomeno della criminalità, che sfrutta proprio l'uso di questi robot, spesso ad opera delle masse scontente di disoccupati rimpiazzati dai Labor o da parte di gruppi ecoterroristici avversi al progetto Babilonia. Per far fronte a questo fenomeno, la polizia di Tokyo ha così istituito delle speciali sezioni di polizia mobile, dotate di Labor di nuova generazione, i Patrol Labor, meglio noti come Bat Labor. In questo scenario si colloca dunque la serie, incentrata sulle vicende dell'appena istituito seconda plotone della seconda sezione veicoli speciali, ed in particolare su Noah Izumi, pilota di uno dei robot da lei battezzato Alphonse. La serie segue il secondo plotone nelle sue disavventure fino a trovarlo coinvolto in un caso riguardante un misterioso labor nero, il Griffon. Questa vicenda sarà ricorrente per quasi tutta la serie, assumendo un ruolo più o meno rilevante in tutti gli altri casi affrontati dai protagonisti. Bene, e ora passiamo ai personaggi! Noah Izumi è il pilota del primo Ingram della seconda sezione veicoli speciali. Ragazza vivace, frizzante, sempre entusiasta del suo lavoro. La cosa che ovviamente ama di più è il suo Labor Alphonse, lo stesso nome anche del suo cane e del suo gatto. Impulsiva, ma mai quanto il suo collega Otta. Noah è indubbiamente la miglior pilota di Labor della seconda squadra, nonostante le grandi abilità dimostrate raramente da Kanuka Clancy e da Takeo Kumagami. Da sempre il massimo in ogni lavoro che fa, con grande stupore dei colleghi. Inoltre, può bere un po' di più dei suoi collaboratori e recupera i postumi di una sbornia in maniera alquanto rapida, dal momento che la sua famiglia gestisce un negozio di liquori. Asuma Shinohara, operatore di controllo del primo Ingram, nonché un figlio del capo delle industrie pesanti Shinohara, azienda che fornisce il 90% dei lavori in tutto il mondo. Dopo un litigio con il padre, Asuma si è unito alle forze di polizia ed è in particolare ha richiesto di essere assegnato alla seconda unità di lavoro. È smilzo, onesto e un po' troppo impulsivo all'occorrenza, Asuma è un ufficiale molto capace. Il capitano Goto gli riconosce talento in diversi campi, come si può vedere in diversi punti della serie. Egli è anche un pilota di manodopera altamente qualificato, sicuramente molto più dotato di Ota. Hiromi Yamazaki
È costretto ad essere un addetto al vettore del primo Ingram della seconda squadra veicoli speciali a causa della sua enorme altezza che non gli consente di salire su un labor. Di carattere sereno e di buon cuore, Hiromi voleva inizialmente raggiungere il padre come pescatore. Nel tempo libero si dedica alla coltivazione di pomodori in un piccolo orto situato a pochi metri dall'ufficio. È molto forte ed è in grado di sollevare le armi da fuoco degli Ingram. Durante lo scontro col Griffon, ad esempio, lui e Otta sparano un colpo dal revolver di un Ingram contro il labor nero di Utsumi. Isao Otta, pilota del secondo Ingram della seconda sezione veicoli speciali, solo perché Kanuka, molto più abile di lui, dopo un breve periodo in Giappone, tornerà a New York. 6 mesi dura. Rivela spesso un atteggiamento gung-ho, decisamente più adatto al lavoro di un marine che per quello di un poliziotto. Si butta in tutte le situazioni senza ragionare sulle possibili conseguenze. È un tipo da grilletto facile, tuttavia sull'Ingram non ha una buona mira, a differenza di quando si esibisce al poligono di tiro, ove mantiene la calma e riesce a centrare facilmente il bersaglio. La sua propensione all'attacco, è pronto anche a gettare il suo Ingram in un corpo a corpo con i labor nemici, nonché allo sconsiderato uso che fa della pistola, scatena spesso le ire dei meccanici cappeggiati da Sasaki per i danni che Ota riporta alla fine delle missioni, nonché per il consumo delle pallottole del revolver per il quale sono costretti a lavorare il doppio. Fuori dalle operazioni, le sue gaffe lo rendono oggetto di derisione soprattutto da parte di Asuma. Takeo Kumagami, operatrice di controllo del secondo Ingram della seconda squadra, dopo l'addio di Kanuka di rientro a New York. Ha studiato con la polizia di Hong Kong prima di essere assegnata al ministro degli affari esteri. È stata poi offerta una posizione all'Interpol, ma ha finito per scegliere il reparto veicoli speciali per continuare lì la sua carriera. Calma e sicura di sé, Takeo assolve i suoi doveri di operatrice come Kanuka prima di lei, ma ha idee diverse su come andare a questo proposito. Si esercita nelle arti marziali, delle quali è abbastanza esperta, proprio come Kanuka. Unico punto debole di Kumagami sembra essere la sua paura del sovrannaturale. È facilmente soggetta a svenimenti se sufficientemente spaventata. Mikiyasu Shinshi, addetto al vettore del secondo Ingram della seconda sezione veicoli speciali, è l'unico uomo sposato nella squadra. È molto devoto a sua moglie e tende a scatenare e ad esplodere come un candelotto di dinamite quando le persone prendono in giro lui o la sua moglie, tanto da arrivare a spaventare anche Ota. Ha un po' di esperienza di programmazione, talento nell'uso dei computer, ma si vede raramente a causa della sua posizione portante di guida per l'unità 2. Bene, e ora passiamo alle curiosità. Ovvero, pochi mesi dopo il manga, nell'aprile dell'88, è stata realizzata la prima serie OAV, composta da 7 episodi, che all'inizio dovevano essere solo 6, pubblicati nell'arco di oltre un anno. Nel luglio dell'89, quindi l'anno dopo degli OAV, è uscito Pat Labor The Movie, diretto da Mamoru Oshii, e nello stesso anno è iniziata la trasmissione televisiva composta da 47 episodi, che riparte da zero ignorando gli eventi mostrati nella prima serie di OAV. Nel 92 è uscita una seconda serie di OAV, composta da 16 episodi, nota anche come New OAV, quindi nuovi OAV, che nella prima parte è un sequel della serie e conclude qualche vicenda rimasta in sospeso, mentre nella seconda parte continua ad altri episodi di taglio più umoristico. Nel 93 è uscito il secondo film Pat Labor 2 The Movie, sempre diretto da Mamoru Oshii, un thriller fantapolitico di matrice pacifista. E nel 2001 è uscito il terzo e ultimo lungometraggio animato, chiamato W13, Pat Labor The Movie 3, noto anche come Vasted 13, diretto da Fumiko Takayama, e meno centrato sulla vicenda della seconda sezione veicoli speciali. Un'altra piccola curiosità degna di nota è che per tutta la serie, quindi sia la TV che gli OAV, il personaggio di Kumagami, che ve l'ho detto prima nella trama, è doppiata da Jasmine Laurenti, ovvero la voce di Kaori Makimura e di Lamu versione OAV. Invece a doppiare Ota è il nostro grandissimo Pietro Ubaldi, ovvero la voce di Doraemon, di Taz di Tasmania
e anche del Capitan Barbossa dei Pirati dei Caraibi. Hanno fatto anche un hentai ispirato a Pat Labor, dal titolo Tokyo Private Police, dove rincontreremo Garbolino, quindi Ash Ketchum e Nobita di Doraemon, Pietro Baldi e Gianluca Iacono, la voce italiana di Vegeta e di Gordon Ramsay. Esiste inoltre anche una sigla italiana di Pat Labor, cantata dal grandissimo Stefano Bersola. Come ultima, ma non meno importante curiosità, è stata fatta una serie film live action chiamata Pat Labor The Next Generation, composta da 12 episodi effettivi e un episodio zero, dalla durata di 15 minuti. Finito le curiosità, passo ai saluti. In primis saluto la mia ragazza, che senza di lei non potevo fare questo discorso serio. Ringrazio Charles Lee Ray Entertainment che commenta, che segue tutto e spero che faccia la recensione di Tokyo Private Police. Chi lo sa? Poi ringrazio tutte le persone che mi seguono, tutte le persone che commentano. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere e ci vediamo a una nuovissima recensione. Ciao dalla Madullis Production. Ah, mi sono dimenticato di fare un'ultima cosa. Vi faccio una piccola clip dove c'è Ubaldi che mi firma, me e Charles Lee Ray Entertainment, la copertina di Tokyo Private Police. Gustatevela. Tokyo Private Police. Ah sì. Oh, sei curi, eh? Aspetta, aspetta, ma ce l'ho anch'io quello! Ce l'ho anch'io! Oh, doppia copia. Non te lo... Qui sopra. Fai il doppiaggio. Questo adesso vale un miliardo, ovvio. Questo diventa un cimelio. Diventa un cimelio. Grazie. Grazie infinite. Numero uno. Grazie infinite davvero. Tanti tanti ciuschi a tutti da Dora Doraemon. Ciao. Ciao. Dalla Matullis Production.